Gianni Viviziano, passerella. Facciamo l'applauso a queste bellissime. Ed è la visual firmata naturalmente dalla fotografia di Ivy Duke per la numero 1 Alessia Me, che cede il passo appunto alla numero 2 Alessia Pazzo. Facciamo l'applauso. E dalla numero 2 passiamo alla numero 3, si scambiano il testimone. La numero 3 è Sofia Corona, 16 anni di Lama. Bellissime queste canzoni artigianali firmate Letizia Lisi, fashion designer. Patrizia, davvero bella, vero? Molto, molto bella. Adesso la concorrente cede il passo alla numero 4, lei Anita Dombito, a 16 anni, viene da Lama. Facciamo sentire l'applauso del pubblico di Donna del Duvali. Stasera siete tantissimi, dovete riempire il cuore della vostra forza, del vostro consenso a queste bellissime fanciulle. Passiamo dalla numero 4 alla numero 5, lei ha 15 anni di Lizzano, Denise Papadà. E poi al suo ingresso in passerella la numero 6, a 13 anni, viene da Taranto, lei è Claudia Minilascino. Giovani, giovanissime, bellissime questa sera, Patrizia, in passerella, sono giovani, sono fresche, ma soprattutto sono ragazze che meritano una chance e una possibilità. La fotografia ufficiale è firmata Ivy Group e passiamo ad un'altra contendente, la numero 7, Samira Principale, 16 anni, di Lama. Grande applauso a tutte le ragazze perché sono veramente molto belle. E sono belle anche le creazioni firmate Letizia Lisi, fashion designer. Guarda che bello bellino in passerella. Guarda il passaggio, bravissime. Continuiamo. Numero 8, lei Alessia Ricciardi, 15 anni, Taranto. Alessia Ricciardi con una bellissima pelure firmata Letizia Lisi, cede il passo a un'altra contendente, la numero 9, Serenia D'Oronzo, 15 anni, di Taranto. Il pubblico apprezza, Patrizia. La concorrente numero 10 adesso calca la passerella, 15 anni, viene da Statte, lei è Rosa Claudia Musciazio. Ed è subito dietro lei l'altra contendente, la numero 11, Giovanna Bruni, 15 anni, di Manduria, sempre in provincia di Taranto. Tutta la provincia di Taranto e anche non solo, lo vedremo tra pochissimo. C'è anche la provincia di Brindisi e abbiamo la colonna sonora di Miss Summer. Vai, Patrizia. Va al suo ingresso in passerella la concorrente contraddistinta dal numero 12, lei Aurora Tomai Pitinka, 16 anni, di Bolzano. Il pubblico è imparato a conoscerle nelle varie tappe che le hanno viste su tutto il territorio ionico. Dalla numero 12 passiamo alla numero 13, Alessia Villani, 18 anni, di un altro comune della provincia ionica, Caosino. Un applauso per le nostre contendenti al titolo. Sono belle, sono brave, sono davvero eccezionali. Vai, Patrizia. Arriva la numero 14, lei è Roberta Cerchi, 17enne di Taranto. Roberta Cerchi, 17 anni di Taranto, accede la visual finale e lascia il testimone al passerella, si incontra meglio in passerella con una numero 15, 16 anni di Taranto, Giorgia Pascali. La numero 16, lei sua amica Caputo, 16 anni, anche lei viene da Taranto. Un altro grande applauso alle nostre bellissime.
e le soundtrack, ricordiamolo, sono state scelte per noi dalla grandissima Rosetta Lolla. Dalla numero 15, o meglio dalla numero 16, passiamo alla numero 17, Rebecca Galasso, 15 anni di Lama. Bellissime le canzoni, Patrizia, di la nostra Letizia Lisi, che ha voluto scegliere dei colori armonici che valorizzassero le nostre miss. Le rendono ancora più belle, esaltando nella bellezza. Va al suo ingresso Noemi Filomena, lei ha 17 anni e viene da Francavilla Fontana. Provincia di Taranto, ma anche provincia di Brindisi questa sera, a Leporano, nella nostra grandissima finale. Complimenti, complimenti davvero. E dalla numero 18 passiamo alla numero 19, 18 anni di Taranto, Manuela Giungato. Conclude la numero 20, questa passerella dedicata al primo step di 20 ragazze, la nostra Natalia Conopelco, 16 anni, viene anche lei da Taranto. Un applauso anche alla nostra Natalia, altissima, che col suo biondo capello calca la passerella e viene a chiudere singolarmente questo quadro, ma le vogliamo vedere tutte insieme tra pochissimo, perché voglio l'applauso finale per il quadro moda delle prime 20 finaliste, firmato in questo caso Letizia Lisi, fashion designer. E il quadro sarà concluso con una gemma, perché abbiamo il quadro portato dal nostro allievo Elegance, il nostro Giuseppe, perché Letizia Lisi è soprattutto una grande artista tutto tondo e perché questo dipinto esprime un concetto, un'essenza, quello del blu Lisi. Un applauso per il nostro Giuseppe Filomena, che si pone al centro e tutte quante insieme si posizionano per il quadro finale. Col vostro applauso. Eccole qui, eccole qui. Sono le prime 20 finaliste di Lady Miss 2022. Eccole qui, eccole qui. Fotografia ufficiale, mi sposto da parte del nostro Alessandro Nini della Hybrid Group. Guardatele, tra di loro ci potrebbe essere la Lady Miss, non lo sappiamo, potrebbe essere nell'altro gruppo, ma sicuramente un passo avanti, Giuseppe, c'è questa bellissima canzone e questo dipinto che incastona il tutto. Letizia Lisi la vedremo, come tutte le, naturalmente, i partner a fine serata per la, naturalmente, consegna Miss. Un applauso ancora per tutte le nostre fanciulle.